E bella a tutti ragazzi, sono Gamer Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Oggi allenatori super video! Andiamo a parlare di uno degli eventi più pazzeschi, più belli di Pokémon GO. Sto parlando del GO Fest 2020. Io che personalmente ho già partecipato in passato a questi tipi di eventi, ragazzi, vi assicuro che è epico, il re degli eventi. Andiamo a vedere come verrà sviluppato questo GO Fest, perché ha anche rischiato di saltare, ragazzi, visto la situazione che pian piano sembra che ne stiamo venendo fuori. Speriamo che migliori giorno per giorno. Niantic l'aveva confermato settimane fa, ora abbiamo esattamente i dettagli dell'evento, ragazzi. Andiamo a vederli assieme. Se qualcuno di voi, allenatori, è in dubbio se acquistare il biglietto oppure no, devo dirvi che prima cosa ora ne parliamo un attimino assieme per valutare la situazione e seconda cosa guardate il video fino alla fine perché vi mostrerò un metodo per acquistare il biglietto del GoFest 2020 a prezzo ribassato. Che già sinceramente per un evento simile è molto basso il costo, ragazzi, perché appunto come vi ho detto io ho già partecipato in passato a questi eventi e il prezzo era molto superiore, vabbè, si doveva pagare il volo, l'hotel, il cibo là, mangiare, magari se si fa shopping, quindi bisognava portarsi un bel budget. Qui chiaramente siamo a casa, possiamo farlo sul divano, ad esempio, se abbiamo voglia, e il biglietto chiaramente diminuisce perché lo facciamo nella nostra città, dove vogliamo noi. Però appunto potevano metterlo sui 20 euro, 30 euro, ragazzi. Invece hanno deciso di inserire il biglietto del GoFest a meno di 20 euro. O nel mio caso, ragazzi, meno di 20 franchi. E se seguite il mio consiglio, lo acquistate ancora meno. Ma andiamo a vedere la notizia. Eccola qua, allenatori. Cioè, che si presenta già con questa immagine del GoFest veramente stupenda, stupenda. Quando vedo queste immagini, ragazzi, mi sale la pelle d'oca perché vi anticipo che a questi tipi di eventi, Safari Zone e GoFest, non si va a casa con meno di 15-20 shiny. Li trovate assicurati proprio. È in arrivo per voi l'avventura estiva del Pokémon GoFest 2020. Allenatori, da quando abbiamo annunciato le date del Pokémon GoFest 2020 un paio di settimane fa, eravamo impazienti di condividere altri dettagli. Cavolaccio, voglio dire, anche noi eravamo sulle spine proprio, Niantic. Ok, qua ci parlano di quello lì, ok. Il Pokémon GoFest 2020 sta per arrivare. Il Pokémon GoFest 2020 si svolgerà in due giorni e ogni giornata offrirà un'esperienza unica oltre a una diversa storia di ricerca speciale con cui divertirsi. Ok, già in questa prima frase, ragazzi, possiamo capire che due giorni del GoFest possiamo partecipare a entrambi, attenzione, perché tutto questo che andiamo a vedere è dentro il biglietto che andiamo ad acquistare, ragazzi, mi raccomando, per ottenere tutti i bonus, tutti i Pokémon, tutte le ricerche speciali, dobbiamo partecipare questi giorni che vediamo adesso. E ci viene detto che in entrambi i giorni ci sarà una ricerca speciale. Quindi la prima, ragazzi, magari con Pokémon forse regionali, che abbiamo qua sopra, vediamo, abbiamo Charizard, Unown, vedete lì a sinistra abbiamo Unown, chiaramente non possono mancare Pikachu e Eevee. In alto a sinistra, ragazzi, che proverò a zoomarvelo, dietro gli alberi, potete vedere che ve l'avevo già messo in Instagram, i più furbi di voi, i più attenti, possiamo dire, di voi, li avevano riconosciuti. Lo vedete anche voi? È il Team Rocket, ragazzi! Team Rocket, che l'hanno messi lì nascosti con questa mongolfiera che, cos'era, 2 anni fa forse, a un parco del genere, cioè dove hanno fatto il GoFest, un parco della Madonna enorme, c'era veramente la mongolfiera del Team Rocket, Team Go Rocket. Bellissimo, ragazzi, cioè Niantic, Pokémon Go sanno veramente farci con tutte le attrezzature, le decorazioni, bellissimo. E qua sicuramente, ragazzi, ci sarà una missione speciale del Team Go Rocket, magari fare delle foto a un Pokémon e ci esce il Team Rocket,
sapete, nella foto esce un Pokémon appunto magari del Team Rocket. Andiamo avanti chiaramente con le varie medaglie, ma staremo a vedere. Invece il secondo giorno, visto che hanno detto che ci sarà una ricerca speciale a giorno, secondo me, ragazzi, il secondo giorno, non penso subito il primo giorno, metteranno all'interno di questa ricerca speciale un nuovo Pokémon leggendario che non c'è ancora in game, chiaramente. E stiamo parlando magari di un Pokémon mitico, come ad esempio Mew, Celebi, Jiraki. E Jiraki l'ho catturato proprio l'anno scorso, ragazzi, quando ero al Safari Zone o Go Fest, non mi ricordo più come si chiamava quell'evento, uno di questi due, comunque sia. L'ho catturato lì e se non l'avete visto e vi può interessare, vi lascio quel video lì qua nelle schede. Andate a recuperarlo, ragazzi, perché avevo catturato tantissimi shiny. Poi sono andato in giro anche per la città di Dortmund, perché era a Dortmund, sia nel parco dove si è svolto il Safari Zone e anche appunto fuori nella città. Era epico, ragazzi, epico, veramente, veramente bello. Ma andiamo avanti qua, possiamo vedere anche Cinciu. Che abbiamo Gible, Gible, lo voglio shiny, raga. Sicuramente Pikachu e Eevee li rilasceranno con qualcosa in testa, una qualche coroncina, non lo so io, raga. Molto probabile. Vediamo i regionali, che stavolta sono Zangoose e Seviper, raga. Che sappiamo ci sono shiny entrambi. Tanta tanta roba, spero di trovarli. Seviper, bellissimo shiny, che attualmente noi in Europa non possiamo trovarlo. Poi abbiamo Exeggutor di Alola, possibile shiny pure lui. Abbiamo visto Charizard e Snorlax lì a dormirsela, bellissimo. Magari tutti i Pokémon non sono questi, ragazzi, staremo a vedere maggiori dettagli sul GoFest, però principalmente sono questi qua. E voglio finire la collezione di Unown, sinceramente. E non vedo l'ora di registrarli tutti al Pokédex. Staremo a vedere chi inseriscono qua. L'anno scorso, ad esempio, a Dortmund avevano rilasciato forse la parola Dortmund o Westfalen Park. Non mi ricordo, raga, perché era proprio nel parco dove si è svolto l'evento, in Germania. Non mi ricordo, comunque sia, rilasceranno una parola. Vediamo, andiamo avanti. Qua dove eravamo arrivati, raga, se no non finiamo più. È lunghissima sta news se continuo a parlare. Gli allenatori potranno partecipare a entrambe le giornate dell'evento con un solo biglietto. E quindi vediamo il primo giorno, Pokémon Go Fest 2020, giorno 1, dalle 10 alle 20. Capite già, sono tante ore, ragazzi. Boh, chiaramente per chi è un strafegatato come me, ragazzi, tra voi allenatori, che giocherebbe tutto il giorno, o quasi, più o meno, raga. Dopo un po', chiaramente fanno male gli occhi, però per chi gioca tanto come me, ragazzi, 10 ore, sì, sono stupende. E questo primo giorno sarà sabato 25 luglio, gli allenatori godranno dei seguenti vantaggi. Andiamo a vedere un po'. Potranno accedere a una storia di ricerca speciale disponibile solo durante la prima giornata. Attenzione, ragazzi, quindi se shoppate il biglietto del GoFest, fate queste missioni, mi raccomando, perché se giocate il secondo giorno vi scompare quella del giorno prima. Ci saranno a disposizione 5 habitat a rotazione a tema fuoco, acqua, erba, lotta e amicizia. Presenteranno Pokémon speciali che rappresentano il tema dell'habitat. Questi habitat si alterneranno ogni ora, quindi ognuno di essi sarà disponibile due volte durante la prima giornata. Durante la prima giornata ci viene detto, ok, ragazzi, quindi ogni habitat di questo qua, ad esempio il fuoco, sarà disponibile 2 ore all'interno delle 10 ore giornaliere. Ma sicuramente arriveranno maggiori dettagli, raga, quando, in che ora della giornata ci saranno, non lo so. Il tipo erba, così se volete catturare un determinato Pokémon shiny di tipo erba, sapete a che ora giocare. Gli allenatori potranno collaborare nell'arena della sfida globale. Questa funzione esclusiva del GoFest sarà disponibile solo ai titolari dei biglietti. Interessantissima questa cosa, ragazzi. Nell'arena della sfida globale, gli allenatori avranno la possibilità di unire le forze per completare una sfida collettiva ogni ora. Ammazza, ogni ora, quindi è tanto, ragazzi, però chiaramente di tutto il mondo, quindi non lo so se dovete fare, ad esempio, 1 milione di catture. Vi conterà le vostre, mettiamo, 50 catture più quelle di tutti gli allenatori di tutto il mondo, quindi
si arriva abbastanza in fretta a 1 milione. Queste sfide le avevano già anche rilasciate mesi fa, non lo so, ad esempio per i Raikou Day, mi pare. Se gli allenatori completano una sfida, guadagneranno un bonus per il resto dell'ora. Potete controllare la schermata dell'arena della sfida globale per tenere traccia dei progressi globali. Anche questa funzione, ragazzi, bella, bella, perché di solito non lo rilasciavano mai, non si sapeva mai, cioè alla fine si sapeva dove si era arrivati, così almeno possiamo averla sott'occhio. E fidatevi che i bonus, anche lì saranno tantissima roba. Gli allenatori potranno incontrare oltre 75 specie di Pokémon selvatici. Una marea, ragazzi, cioè... Fate spazio nella borsa Pokémon, appunto, perché andrete a casa con tantissimi shiny, ragazzi. Ve lo dico io, ve l'assicuro io, perché per me è sempre stato così. Ma anche per i miei amici che ho visto che siamo andati assieme a questi eventi, eh. Andiamo avanti qua nei raid e completando i compiti di ricerca speciale. Va bene? Sotto, ragazzi, vediamo questa immagine. Ah, ok, sopra addirittura San Francisco, Berlino, Roma... Molto bello, raga, quindi non so se dobbiamo cercare proprio la nostra nazione, la nostra città o la capitale della nostra nazione, non si sa ancora bene questa cosa, ragazzi, c'è solamente questa immagine. Comunque sia, penso che cliccheremo su una città nelle nostre vicinanze, possiamo dire. Vediamo che stiamo aumentando, in questo caso l'esempio che ci fa Niantic è 100.000, di inviare 100.000 pacchi agli amici, che possono essere tantissimi, ragazzi, vederli così, ma fidatevi che appunto giocando tutti gli allenatori del mondo 100.000 si completa in mezz'ora, forse anche meno, ragazzi, perché sono veramente tantissimi al mondo gli allenatori di Pokémon Go. E qua appunto abbiamo che finisce in 45 minuti, il bonus, sotto cos'è? Ah, il mio punteggio, quanti ne abbiamo mandati noi in questo caso, è in inglese, ragazzi, non so se capite, Niantic Paul ha inviato 12 pacchi amicizia agli amici, allenatori, sotto, ah, sotto addirittura la classifica degli amici, ma bello ragazzi! Tanta roba, cioè non è, diciamo, utilissimo per il GoFest, perché le catture shiny e tutt'altro, però per questa sfida l'hanno strutturato molto bene. Scendendo arriviamo al giorno 2, ragazzi, sempre dalle 10 alle 20 di domenica 26 luglio gli allenatori potranno sperimentare, puntini puntini, qualcosa di veramente particolare. Vogliamo che la seconda giornata sia una sorpresa. Quindi i titolari dei biglietti scopriranno direttamente quel giorno, ah, neanche un giorno prima, una settimana, quel giorno! Ok? Cosa abbiamo in serbo per loro? Inoltre ci sarà un ulteriore store di ricerca speciale con cui divertirsi. Vedete, ragazzi, qua c'è qualcosa che puzza, qualcosa di strano. Secondo me inseriranno qualche Pokémon potente, molto raro. E non è tutto. Indipendentemente dal fatto che abbiano un biglietto, gli allenatori negli Stati Uniti... Ah, stranamente Stati Uniti. Quindi qua, ragazzi, possiamo anche saltare questa parte. Saranno inoltre disponibili per decorazioni scaricabili. Ah, ok, qua, ragazzi, ci può stare... che praticamente ci saranno decorazioni, vedete, scaricabili e stampabili, tanta roba, consentiranno di dare vita all'esperienza del Pokémon Go Fest per far divertire tutti gli allenatori della vostra famiglia. Sarà possibile scaricarli solo per un periodo di tempo limitato. Stiamo lavorando a un microsito per il Pokémon Go Fest che renderà disponibili alcune delle nostre attività dell'evento preferite agli allenatori di tutto il mondo, ok? Questo sito consentirà ai giocatori di prendersi una pausa dalla cattura dei Pokémon e di interagire con gli altri allenatori, bello, di partecipare a giveaway divertenti e di ottenere aggiornamenti sull'evento, proprio come avviene nelle lounge per la squadra dei Pokémon, esattamente, ragazzi, dei Pokémon Go Fest dal vivo. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli. Speriamo lo facciano anche qua, ragazzi, da noi, perché è bellissimo. Regalano cose, come detto, qua dal vivo. C'è il tipo qua di Niantic, tutto vestito a tema Pokémon, con la maglietta bellissima, che magari l'avete già vista, ne ho un paio di là, e sicuramente a questo evento qua me la indosserò. Però appunto speriamo anche di vincere qualcosa, perché no? Inoltre ci viene detto come acquistare un biglietto, ma mi pare abbastanza semplice, ragazzi, ormai si va sempre sotto il negozio,
quella parte lì oscura del gioco per alcuni. Qua dice il costo è di $14,99, sarà appunto più o meno simile qua da noi. Nei giorni precedenti al Pokémon Go Fest 2020 saranno disponibili sfide settimanali, ok? Gli allenatori potranno godere di un'entusiasmante estate di eventi di Pokémon Go. Quindi preparatevi un'estate pazzesca, raga. Attenzione perché viene detto: tutti gli allenatori del mondo, indipendentemente dal fatto che abbiano un biglietto per il Pokémon Go Fest 2020, potranno approfittare di 3 settimane di sfide settimanali sotto forma di ricerche a tempo dedicate al festival. Quindi, ragazzi, se decidete di non comprare il biglietto del Pokémon Go Fest, che include le cose che abbiamo visto prima, queste missioni qua, queste giornate, eventi, saranno disponibili per tutti. Completandole, gli allenatori sbloccheranno la comparsa di ulteriori Pokémon durante il Pokémon Go Fest. Ok, bello, bello questa cosa, però restate sintonizzati, ok? Doneremo i ricavi ottenuti dalle vendite dei biglietti del Pokémon Go Fest, impegnando un minimo di 5 milioni di dollari. Ammazza, ragazzi, e quindi capite gli incassi di Niantic. Ma ora, allenatori, entriamo in game perché vado a mostrarvi come acquistare il biglietto del Pokémon Go Fest 2020 scontato. Eccoci qua, ragazzi, non ci resta altro che andare sotto negozio. Quindi, negozio, voilà, ecco qua, ragazzi. Comunque sia, non hanno ancora inserito gli sticker. Fatemi sapere se nel vostro negozio ci sono, da me no. Vedete qua, biglietto evento, partecipa a un evento speciale, l'immagine del GoFest 2020, dettagli. Vedete ragazzi che qua ci viene detto quando sarà da usare il biglietto, gli orari, per ricevere tutti i bonus dell'evento speciale è necessario giocare durante la fascia oraria indicata, chiaramente lo scrivono anche in grande, non so come mai. E comunque sia ragazzi, per i dettagli infatti consulta la sezione novità, però vedete io che sono in Svizzera ce l'ho con 15 franchi raga, non so adesso in Italia con gli euro o in Francia o in Germania quanto sia, da me è 15 franchi, provate anche voi ragazzi. Allora, importantissimo che Pokémon Go, l'applicazione qui di Pokémon ragazzi, l'avete scaricata da Samsung Galaxy, dall'App Store praticamente di Samsung. Per intenderci il Galaxy Store. E quindi sì, raga, purtroppo quelli di iPhone non avranno questo privilegio di acquistare il biglietto a costo ridotto. Mi dispiace, ormai non dipende da me. Io ho un Samsung, quindi posso mostrarvi questo metodo. Magari c'è anche per iOS, non lo so, raga, non lo so. E comunque sia, Galaxy Store, scaricate Pokémon Go, ragazzi. Non lo scaricate dal Play Store normale, diciamo. Una volta scaricato Pokémon Go dal Galaxy Store, fate il vostro accesso normalmente e tutto. Arrivate qua su negozio, ragazzi, e guardate quando fate acquista. Attenzione, qua chiaramente censurerò qualcosina. Vedete che viene detto 15 franchi, da voi non lo so, magari è 14 o 16 euro. Tirano su la riga, tac, e vedete sotto 13 franchi e 50 centesimi, ragazzi. Cioè, chiaramente non è che lo scontano, cioè che lo pagate 10 euro, 10 franchi in meno, ragazzi. Però un piccolo sconto che non guasta, non guasta. Con quei risparmi, magari potete andare ad acquistare qualcos'altro all'interno del game o vi prendete una Coca-Cola, cosa ne so, ragazzi. Comunque sia, è uno sconto. Perché non utilizzarlo? Io ora procedo al pagamento e dopo vediamo il biglietto. Eccolo qua, bam, visto. Bam, eccolo lì in alto, ragazzi. Ok, qua è sparito infatti dal negozio, per fortuna, altrimenti qua ci fanno scioppare una marea, ragazzi. Andiamo quindi sotto borsa, dobbiamo averlo qua, eh. Vediamo, 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 sotto i biglietti non c'è, eccolo qua. Che come avevamo visto, vi avevo messo questa immagine di questo biglietto su Instagram, ragazzi, sulle mie storie, GamerJoeYT. Se non mi seguite, venite, raga. E questo appunto schemino del biglietto che si presenta come gli altri biglietti pass, diciamo, però con un diverso colore. Molto, molto bello, ragazzi. Innovativa questa cosa. Eccolo qua, il 25 luglio.
Questo biglietto si attiverà automaticamente, perfetto, per darti accesso all'evento speciale del 25 e 26 luglio, ovunque ti trovi. Qua dovevano mettere in grassetto, proprio in maiuscolo, ovunque ti trovi, al posto di mettere quello del bonus di prima. Bello ragazzi, molto molto bello, sopra ci viene detto dalle 10 alle 8, come abbiamo visto. Eccolo qua, biglietto GoFest 2020, preso a prezzo ribassato. Allenatori, fatemi sapere cosa ne pensate di questo evento GoFest 2020. Io sicuramente parteciperò, anche perché ho acquistato il biglietto, ragazzi, che ve lo dico a fare, però... è veramente una bomba per chi vuole prendere shiny, per chi vuole fare un'esperienza unica sul game, non lo so, per chi... ma molto probabilmente rilasceranno anche delle medaglie, ragazzi, perché quest'anno al Safari Zone di Liverpool, che ho effettuato a casa, ragazzi, vi lascio anche questo video nelle schede se vi interessa, visto la situazione l'abbiamo fatto a casa e lì hanno rilasciato ben due medaglie, ragazzi, per, come me, se siete come me, allenatori come me, che vi interessano tanto le medaglie, è un'occasione d'oro. Ma soprattutto, ripeto, per gli shiny, per le varie catture, per le missioni, per l'atmosfera, ragazzi, perché si respira veramente atmosfera bellissima. Non riesco a trasmettervi questa cosa perché dovete proprio viverla. Fatemi sapere con un commentino cosa ne pensate voi. E per oggi, ragazzi, da Gamer Joe è veramente tutto. Mi raccomando l'iscrizione al canale e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao allenatori!